ライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家。Konnichiwa, cari Giappolovers, e benvenuti davanti a voi qui nel mio canale. Sono come sempre Giappo Gamer, benvenuti qui in un nuovo episodio quest'oggi di Alien Raiza per continuare questa avventura incredibile. Siamo praticamente vicinissimi al finale. Oggi ci sta una grandissima boss fight contro appunto il nemico principale più tosto in assoluto di tutto il videogames. Ma prima andarci a gustare questo episodio numero 60 e grazie alla mitica Koch Media Games, vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella. E allora, cari Giappolovers, adesso è giunto il momento di andarci a gustare questo nuovo appuntamento quest'oggi di Alien Raiza. Ok, Giappolovers, come ha detto benissimo Raiza, il tempo è arrivato, siamo di fronte al boss finale, ovvero la regina cattivona che vuole distruggere tutto il mondo di Raiza, tutti i cittadini, tutti gli amici di Raiza, e quindi ovviamente tocca buttarla giù, tocca battere questa regina. Allora vediamo un po', ovviamente è sempre incazzata, e vediamo un po' quant'è, ecco là. Dopo svariati vicissitudini, eccoci qua. Vai, attacchiamola in massa. Che poi dobbiamo livellare a livello 2. Vai Lent, vai livello 2, occhio che questa deve essere una bastardona. Vai così, vai così, attacchiamola in massa. Vediamo un po'. Vai con Blood Trust. Vai così. Qua chi sta a 4000. Vai Raiza, vai Raiza così, vai Raiza così. No, che fate, incazzi? Che fate, incazzi? Che è? No, ma si è trasformata, ma che è? Ma che diventa dragone? Che caspita è? No, ma non ci voglio credere. Attacchiamola, attacchiamola, vai così ragazzi. Ok, livello 3, tattica 3. Vai, becca di questo così. Vai così, vai così, 3002. Aia, che fa, attacchi? E becca di questo qua, così. Vai Raiza, vai Raiza. Colpisci, meno 405. Vai Claudio pure tu. Vai Claudio pure tu. Meno 103. Vediamo un po' se Warcry o Excel Drive. Vai così, Excel Drive. Vai così, vai che sta a 2100, vai che sta a 2100. Vai così, vai con bonus più 5. Vai che abbiamo breccata, vai che abbiamo breccata. Vai con giovellotti, vai con giovellotti. Vai così. Vai così, da che sta a 1200. Vai Claudia pure tu, vai Claudia pure tu. Sì, vai, vai Lent. Vai Lent, colpisci più forte che mai. Vai così. Vai con la bombetta. Vai con la bombetta, che sta a 288. Vai che manca poco e buttarla giù. Vai che manca poco e buttarla giù. 81. Vai con la bomba. Vai così, sì, yatta, sì, sì, vai così, a terra regina, a terra, accusa, accusa, sì, così, così, sì, bene così, bene così. No, che accade, che è sto suono? No, non mi dica resuscita, porca puttana, no, dai. Ma vi prego, no, ma che è? No, ma che è un guerriero? No, ma santo cielo. No, ma che è? Di quanto sarà mo sto guerriero? Ma che vuole? Sì, ecco là, è chi è arrivato. Yattaman. Sì, 10.005. Come ti fa per buttarlo giù? Vabbè, bombardiamolo, va. Vai, becca di questo, va.
9950, che cattiva sei? Vai, attacchiamo, attacchiamo, che siamo livello 3, vai così. Beccati un'altra bomba. Vai lent, colpisci duro. Ok, certo, non è che hai tolto meno 29 a botta. No, andiamo avanti. Dobbiamo arrivare a livello tattico 4. Prima che non ci ammazza questo qui. Vai Claudia. Ok, livello tattico 4. Vai così. Attacchiamolo in massa. Vai così. Vai di bombetta. Stai a 8000. Vai Claudia. È meno 75, meno 66. Pensavo un po' meglio. Va che manca poco lo brecchiamo. Vai che è breccato. Vai così. Lo è. Vai Claudia. Vai Claudia, così meno 165. Vai lent. Vai così, meno 173. Vai che sta breccato. Attacchiamolo in massa. Vai con giovellotti, va, vai così. Ma che sta a 5100 e qualche cosa. Vai Claudia, oh, meno 388. Vai così. Vai lent. Non andare lento, ma colpisci. Va che sta breccato del tutto. Vai ragazzi, vai così. Sì, vai, siamo a livello 5. Vai qua, fa dal drive. Vai Raiza, colpisci così, vai così. Mamma mia, che figata. Che spettacolo. Colpisci, cara, vai. Facci pure le chiappe, ma vai così, mamma mia. Meno 366. Mamma mia, Raiza, mamma mia. 168, vai che manca pochissimo. Vai così, botta secca, sì, ma dovrebbe essere crepato del tutto. No, che fai, continui, no, eh. Oh, yatta, fatemi godere, porca la miseria. Sì, vai così. Livello 54, sì, così. Hanno livellato tutti, mamma mia, grande lente. Mamma mia, ragazzi, come dicono i giapponesi, nante cotta, mamma mia. Porca la miseria. Ne vediamo un po' che accade. Ecco qua, però, lente stremato. Sì, Kingdom of Darkness, trofeo d'argento, sì. Vai così. Oddio, ragazzi, mi sto per mettere a piangere. Mamma mia, così ce l'abbiamo fatta. Pure Raiza non ce la fa. E insomma, sì, siamo sopravvissuti? Direi di sì. Dice sì, ce l'abbiamo fatta. Dice ciao Empel, tutto bene? Dai Giuda. Dice sì, beh, oddio, come se avessero combattuto anche Empel e Laila e Tao, ma comunque insomma dice sì, tutto bene. Non completamente bene, ma. Te lo dicevo, sì, pensavo di morire, seriamente. Dice, ma insomma, comunque ce l'abbiamo fatta. Insomma, anche se sta un po' la confusione, ma comunque ce l'abbiamo fatta.
Dicei, Lila, come va? Lila, tutto bene? Queste ghiandole mammarie che c'hai, cara? Ho detto sì, sto bene. Dice, è finita, ce l'abbiamo fatta. Dice, sì, ce l'abbiamo fatta. Oddio, che è? Ma si muove un po', ma che è? Dice, Mans, ma c'ha delle parti rosse, ma cosa succede? Che c'ha? Dice, ma non ne sono sicuro. No, no, la faccia di Emp è proprio distrutta. Dice, ma potrebbe essere qualcosa legato ai Filuscia. Dice, è simile a un guerriero, insomma, più grande, differente. Ma dici... Sì, ma pensi che che le persone abbiamo battuto di fiducia? Liza, dove sta? Dice, Raiza, che vuoi fare? Dice... Dice no. Dice, ma insomma, comunque la corazza è differente. Il guerriero, i fiducia, il santuario, il regno di Clint. Dice, lento, dai, coraggio, tira di su. Dice, Raiza, che vuoi fare? Dice, ve lo spiegherò dopo, torniamo da Kilo. Non posso dirvelo, però non sono sicura. Ma... Dice, ok, ma sei seria? Insomma, che dobbiamo fare? Ehi, Tao, dai, andiamo. Dice, che ancora? Io sì, questo deve essere giusto. Coraggio, ragazzi, andiamo, coraggio, torniamo da Kilo. E vediamo un po'. Ecco Kilo. Che sta vicino al falò qui, vicino, non lontano dal campo di battaglia finale. すべての法連続に代わって心から感謝する。Io sì, io vi ringrazio, insomma, vi ho presentato anche il regno di Oren. Sono grata, vi sono grata. 結局は私たちの都合でやったことなんです。そんなにかしこまらないでください。Dice, ok, non ti preoccupare, insomma, abbiamo avuto anche noi le nostre ragioni. だとしても事実は同じ。だからありがとう。Dice, vabbè, comunque vi ringrazio, insomma, grazie mille. 帰り道でもいくらかの個体とは遭遇したが、群れとしては機能していないようだ。Dice, ma insomma, comunque, sì, insomma, siamo tornati qui dietro. この聖地を占拠するという統一意志を持った集団ではなくなったわけだ。もはや野の獣と変わらんだろう。Anche se comunque abbiamo avuto il desiderio di occupare il santuario, però insomma comunque ci sono delle bestie ora. つまり大信仰も完全になくなったんだね。本当に。Cioè in realtà non c'erano delle bestie, mi sono sbagliato, ma comunque insomma in altre parole abbiamo fermato l'invasione, insomma grazie a Dio. われながらすげえこともやっちまったな。今さら実感がじわじわ湧いてきたぜ。Dice, beh, è stato qualcosa di figo, no? Dai, insomma. Possiamo andare. めでたしめでたしって行きたいところだけど、島の問題はまだ残ってるんだよね。Dice, sì, insomma, mi chiedo se tutto quanto è veramente finito, insomma, ora che poi anche i problemi dell'isola. そうだな。ライザ、そろそろ女王から取り出したその赤い宝玉について聞かせてくれないか。Dice, questo è giusto, Raiza, ora tu puoi, ci puoi dire riguardo il
Il gioiello rosso che ha preso la regina, giusto? Dice, ho anche ancora, insomma, mi assumo anche le mie ragioni. Red Jewel è un gioiello rosso? Eccolo qua. Sì, questo. Sì, l'ho preso insomma dalla regina. Dice insomma da un grande guerriero gigante? Dice sì, se non l'ho mai visto così grande, insomma anche pensavo fosse che apparisse per caso. Sì, questo è giusto, però insomma io penso che le risorse del regno di Clint insomma siano andate. Io sì, ho avuto la stessa sensazione insomma del potere che abbiamo scoperto nell'isola, insomma questo dovrebbe anche pensare a Kilo. Dice sì, insomma queste dunque i Firusha insomma sono stati creati su delle terre fertili. Così i Firusha hanno assorbito il potere del santuario e cristallizzato tutto? Dice allora finalmente possiamo ricreare il potere. Il processo insomma, per ricreare prende il regno di Clint. Dice ma io non lo trovo giusto, però insomma, possiamo creare un nuovo potere come risorsa per l'isola. Cosa? Dice questo è perché appunto le terre, insomma perché è successo tutta questa cosa, queste terre insomma non sono interessata nello studiarle. Raisa, yoku itte kureta. Ampere, nanika iikaesu koto wa aru ka? Dice ah bene, ben detto Raisa, Ampere, che ne pensi? Qual è la tua risposta? Kanpai da. Dice beh io non ho nessuno, tu hai vinto dai, ero solamente, sono solamente un alchimista curioso, insomma lo sapete. Dice sì vabbè insomma dai non ti preoccupare, insomma non ho nessuna posizione in merito, va bene così. Dice ecco insomma grazie a tutte le nostre priorità, insomma comunque tu hai servito, hai salvato l'isola. Arigato. Vabbè ovviamente grazie. Dice adesso non ho idea cosa possa succedere ora, cosa faremo? Raiza, chi batteremo? Dice vabbè dobbiamo cercare la nostra strada, insomma ma Ampel insomma sembra così figo dai. Dice io non mi ricordo quello che è successo, però abbiamo salvato l'isola. Kiro-san, mizuwa kitto chikai uchi ni modoshimasu. Kore wa renkin jutsushi toshite no yakusoku desu. Dice Kilo-san, Kilo insomma, noi ritorneremo alla nostra terra e ti protegge, insomma, e questa è la mia promessa, insomma, come alchimista. Di vederci presto. Yoki Renkin Jutsushi, Raiza.
Dice grazie, vi aspetterò. Insomma, onestamente, sarò contento. Insomma, Raiza. Sare già, kaero. Atastaci no shima o yomigaeraseru tame ni. Dice ok, dai ragazzi, torniamo a casa. Torniamo alle nostre vite. Ok, bene, updated. E quindi non torna a casa. Dovrebbe tornare a casa? Ah, ridotto la lì. Ok, ci ritorniamo così al volo, va. Senza indugio. Abbandoniamo questo Underworld. Ed eccoci qua. Nell'atelier di Raizen, su un nascondiglio, in mezzo alla foresta. Tutti sani e salvi. Dice ok, allora cosa dovrò sintetizzare di nuovo? Cioè qualcosa, farò un boomer vero? Dice ma forse dovresti leggere il libro, è perfettamente chiaro che devi fare, insomma, riguardo ai cristalli. Di, insomma, il potere dei cristalli, di trattare con cautela. Dice vabbè, insomma, comunque mi chiedo il controllo, se la sintetizzazione alchemica può controllare e stabilizzare il potere. Mezurashiku Rira-san ga yasashiku waratta. Ah, no, soyu warai kata mo dekiru nda tte imi da kara. Dice Tao, dice ma Lila, ma non sorridi? Non ho mai avuto, non ti ho mai visto sorridere. Tao, zenzen follow ni natte ne. Zenzen. Dice dai, non così non Tao non aiuti. Da kara warugi wa soda, skushi mae kara Lento to Rira-san de kaido ittari kitari shiteru so da kedo. Non de? Dice no, vabbè, io non ci sto provando, insomma, però ho vissuto lì da tutto questo tempo, insomma, anche in città che insomma stava un po' così sulle sue. Dice dai, non cambiare discorso, insomma, lei comunque mi ha insegnato tanti viaggi differenti. Nagatabi? Dokoka ni dekakeru yotei demo aru no? Dice dei viaggi, dei trucchi per viaggiare? Ma cosa stai pianificando? Mo Tao, omae koso saikin yake ni boss to nakayoku shiteru tte kiiteru zo. Dice bene ragazzi, comunque Tao, te e boss, insomma, comunque dai, siete diventati molto amici, giusto? Nakayoku tte iu ka shima o ugokasu shikake ga aru daro, are no wakari yasui tebikisho o futari de tsukutteru nda. Dice ma amichevoli, ma insomma era giusto per lavorare, ma insomma per avere il, anche il macchinario. Dice allora ok, la che dove vuoi arrivare? Dice ma è stato difficile, insomma è stato tosto, no? Studiare tutti i libri, giusto? Quello che ho fatto. Amperu-san tomo mukashi no kotoba o honyaku suru tame no jisho o tsukutteru nda yo ne. Dice beh, potrebbe avere senso se tu e Ampel potresti fare una traduzione del dizionario per la lingua antica, giusto? Ah, chanto shita kaisetsu tte kaku no ga muzukashii nda. Bunpo to ka fudan wa kande yonderu tokoro mo aru kara. Dice sì, dai, insomma, anche se è una cosa tosta, insomma, difficile, si potrebbe fare, insomma, anche se non si può pensare, comunque riguardo la grammatica, ma comunque, fattibile. Io ok, posso immaginare che tu, insomma, abbia trovato la tua giusta strada per scrivere, insomma, questo dizionario. Dice ecco, questo suona veramente molto, un lavoro molto tosto. Dice Claudia, mi vuoi per aiutare in questo lavoro? Dice sì, avrei bisogno veramente di una segretaria. Yamete o Tao-kun.
お父さんの手伝いはしてるけど、まだ見習いってほどでもないんだから。No, dai, fermati, insomma, dai, sì, ti potrei aiutare, però, insomma, devo ancora esercitarmi. Claudia が最近ずっと一緒にいてくれるから、親父さんも嬉しいんだろうな。声が弾んでるし。Dice, ok, insomma, sono sicuro che sarai veramente felice, insomma, in tutto il tempo. そうなんだ。でもそれはきっと私のことだけじゃなくて。Dice, ma lo pensi? Ma pensi così? Ma io veramente non ne sono così sicura. 私たち少し変わってきたね。こうして集まってはいるけど、それぞれやることができたっていうか。Dice, ecco, le cose stanno cambiando, insomma, dai, comunque ci vedremo qui ancora. Ci abbiamo tante cose ancora da fare. もっと変わっていくのかな。Dice, mi chiedo insomma le cose cambieranno. Nani, Claudia? Dice, qualcosa non va, Claudia? Nandemo. No, niente. So? Apple-san, Tao. Mata shima no chika ni chougo no tame no kansatsu ni iku kara, tsukiatte ne. Dice, sicuri? Dai, Apple, Tao, devi venire nel bunker per aiutarmi alla sintesi. Va di venire? Dice Raiza, è quasi il tempo. Ok, passa il present 1, add it to story. Ottimo così, ragazzi, ottimo così. Mamma mia, mamma mia. Allora, siamo veramente addirittura d'arrivo, quindi ottimo così. E allora, cari Giapponers, eccoci qui nella scheda principale di Atelier Raiza. E allora, anche questo episodio numero 60 ovviamente termina qui, episodio in collaborazione con la mitica Koch Media Games, che ringrazio pubblicamente, insomma, di aver mandato questa copia incredibile di Atelier Raiza. E allora, se vi è piaciuto anche a voi questo episodio, mi lasciarmi più likes possibile, ovviamente commentate, condividete con i vostri amici di lungo e largo che fa conoscere Giappogamer, e vi invito a seguirmi come sempre nei miei social network, vi ricordo pagina Facebook, Twitter, Instagram e canale Telegram. Vi invito come sempre anche a iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella per rimanere aggiornati ai miei video e episodi su gaming giapponese e alle volte anche non, con uscita quotidiana dei video. E infine ricordo il mio blog su WordPress, dove tanto in tanto pubblico news e relazioni varie sui giochi che riesco a portare a termine sul canale. Lo potete seguire al link giappogamer.home.blog. E allora, cari giapponesi, vi ringrazio per essere stati fin qui. E dal vostro Giappogamer provvedimento è tutto. Matane! Ai prossimi episodi!